Sì, grazie Presidente per la parola. Io, vedete, cioè pensare di risolvere i problemi di rifiuti presentando 200 e passa ordini al giorno per richiedere la pulizia di tale strada, veramente la trovo aberrante. C'è cioè una politica vecchia che si usava in passato dove si chiedevano o comunque si facevano anche delle, chiamiamole delle marchette, Consigliere Palumbo, la richiamo delle all'ordine. marchette politiche dove si chiede chiaramente all'Aula di votare degli atti inutili e veramente anche uno spreco di carta, perciò ci dispiace anche per questi alberi che purtroppo hanno impresso questo indirizzo politico veramente aberrante. Detto questo, io veramente do forza alle parole dell'assessore e anche del collega Calabrese, perché vedete, quello che voi avete fatto negli anni è stata una politica di sciacallaggio, legata ai consensi, legata ai voti e non legata al beneficio di questa città. E questo ne è la prova. Vediamo un'azienda veramente spolpata e ridotta all'osso, un'azienda che ha investito negli anni passati 700 milioni di euro tramite affidamenti diretti. Parliamo di investimenti di 700 milioni tramite affidamenti diretti e qui ci si fanno lezioncine dicendo ma non c'è la programmazione. Cari colleghi, è la prima volta che un'azienda come AMA fa bandi europei, è la prima volta che si portano avanti bandi trasparenti insieme al dottor Cantone. Ma voi, cari colleghi, questa trasparenza fantomatica perché non l'avete applicata negli anni passati? Perché oggi ci dite di pubblicare sul sito la programmazione della pulizia delle strade, però la trave nell'occhio negli anni passati non l'avete vista? Questo veramente, cari colleghi, è molto ridicolo, è veramente ridicolo. Arriveranno 280 mezzi, io lo so che fa male al cuore quando le cose sono buone, lo so che fa male, perché le cose buone, le cose belle fanno male a quest'Aula, questo ormai l'abbiamo visto, l'abbiamo capito, insomma, qualsiasi attività positiva, qualsiasi pensiero positivo per questa azienda e per questa città incute terrore, incute invidia, questo io veramente, cari colleghi, non lo capisco. Ed è chiaro che questo arrivo di questi 280 mezzi porterà sicuramente ad avere una città più pulita, una città più decorosa, una città più efficiente dal punto di vista della pulizia delle strade. Cioè, noi vogliamo arrivare a un acquisto di 1.478 mezzi nel 2021. 1.478 mezzi nel 2021. Questa, cari colleghi, si chiama programmazione. Forse un termine che voi non conoscevate, un termine diciamo sconosciuto, ma una pianificazione aziendale. Basta poco per attuarla, ma noi lo stiamo facendo, voi non l'avete fatto, mi dispiace anche per questo. Un'altra cosa, cari colleghi, arriveranno delle nuove spazzatrici per rendere ancora queste strade più pulite. Arriveranno delle spazzatrici nuove che chiaramente contribuiranno allo spazzamento delle strade. Arriveranno anche dei mezzi, diciamo, alternativi per garantire ancora di più il decoro di questa città. E questo sicuramente sono delle azioni che fanno parte del piano industriale portato avanti dalla nostra assessora Montanari. Vedete, il primo assessore della storia che ha una competenza sui rifiuti. Non diciamo amici degli amici, dei conoscenti, dei partiti che vengono nominati per portare avanti delle ideologie come i tre ecodistretti. I tre ecodistretti presentati dai Stella Marino a Rocca Cencia, al Salario, nella Valle Galeria. Cari colleghi, se questo era il piano industriale vostro, del Partito Democratico, ringraziamo il cielo che oggi non ci siete, perché se no chiaramente ci troveremmo tre impianti enormi nella zona di Rocca Cencia, nella zona del Salario, e voi ci dite, ma il Salario, il TMB è ancora aperto, andrebbe chiuso nel 2018. Intanto abbiamo sempre detto che verrà chiuso nel 2019, anche questo veramente fa parte di una memoria corta che è insita in voi. E questi sono dati importanti. Noi vogliamo arrivare alla chiusura del TMB nel 2019 e non creare ecodistretti o impiantistica in zone che oggi, in questo momento, vivono un forte disagio creato da una politica veramente scellerata del Partito Democratico e del centrodestra. Centrodestra che, diciamo, cerca di
educare un pochino, ecco, anche la maggioranza, facendo riferimento a un assistente dell'assessore Montanari. Però ricordiamo al consigliere politico che ieri martedì ci ha definito inutili e ci ha definito anche nulla facenti. Ecco, questo veramente è abbassare il livello di quest'Aula. Mi dispiace che oggi non c'è, in questo momento non c'è il consigliere politico. Però, caro collega, intanto mi sentirà o al bar mentre starà prendendo il suo caffè, quello che ha fatto l'assessora Montanari, cioè prendendo una persona veramente di grande livello, di grande caratura, è permesso dalla norma, dalla legge, cose che voi evidentemente non conoscete. Perciò io capisco che ormai la sconfitta è palese a tutti e questo vi fa male perché state vedendo il cambiamento lento, per carità, è un cambiamento lento. Però conosciamo i detti filosofici che il cambiamento viene dopo passo dopo passo. Ecco, noi questi passi li stiamo facendo con consapevolezza, li stiamo facendo con un piano industriale serio, dove sono all'interno presenti dei piani seri come le domus ecologiche, come la green card, come la tariffazione puntuale, come estendere sul territorio più isole ecologiche, aumentare lo spazzamento nelle strade togliendo le risorse che voi avete destinato a una raccolta porta a porta inefficace, inefficiente e veramente aberrante, perché una raccolta porta a porta soltanto per presentare i cittadini, per far capire alla comunità europea che in questa città si stava iniziando a fare una raccolta porta a porta, ma evidentemente i numeri vi sono sfuggiti e vi spiego il perché. Perché nel 2014 la raccolta differenziata era al 34% circa. Nel 2015 si è arrivati a un 41, nel 2016 a un 42, oggi siamo arrivati a un 44,5%, un balzo incredibile rispetto al 2014 dove il CONAI annunciava che la raccolta differenziata era ferma al 34%. Cari colleghi, questi sono i numeri, non li sto raccontando io, lo dicono i dati, lo dicono i comunicati stampa. Leggetevi, informatevi anche su questo, sarebbe importante insomma che voi conosciate questi dati fondamentali per capire dove avete portato la città. Un altro dato importante sono le green machine, per noi è un piccolo vanto, un investimento di 2 milioni di euro comprate nel 2009, abbandonate nel 2013 e rinvenute da questa amministrazione. Green machine che voi avete voluto ma che voi chiaramente avete lasciato abbandonate nell'officina, e questo chiaramente fa male all'azienda, fa male alla città e fa male anche a questa assemblea. Vi siete tanto vantati della semi chiusura di Malagrotta, diciamo una porta quasi socchiusa, io l'ho sempre chiamata così perché in realtà non c'è mai stata dietro una vera pianificazione, è stata diciamo un'azione richiesta, una richiesta fortemente voluta dalla comunità europea, dove chiaramente si chiedeva... Consigliere, dovrebbe avviarsi a concludere. Sì, Presidente, soltanto 3 secondi, mi scusi, ma è un tema che per me è molto caro. Una volontà della comunità europea che ha chiesto la chiusura della discarica di Malagrotta. Ecco, voi, diciamo, l'avete fatto però senza pianificare, senza pensare che quella zona aveva bisogno di un risanamento ambientale, aveva bisogno di interventi come la messa in opera del capping e molto altro ancora. Ecco, diciamo, questo sicuramente ci fa capire oggi che questa politica del Movimento 5 Stelle è legata soprattutto al bene della città e non soltanto, anzi assolutamente contraria alle preferenze e ai consensi che voi ogni giorno perseguite per cercare di mantenere il vostro sedere legato a quella poltrona. Grazie.